Eccoci, ciao ragazzi. Ciao. Ciao a Quanto tutti. adoro questa sigla. Ciao, ciao Gianluca, Benny, Sebastiano, come state? Bene, 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 dai. Benissimo. Bene, benissimo. Siete Sono carichi pronto a per fare giocare. quello che dobbiamo fare? Come giocare? Sì, Dobbiamo programmare, pronto a giocare. Benny. Comunque, una cosa sulla sigla. Probabilmente mi piace tanto perché mi ricorda Banana Joe. Questo È sentore. vero, è vero, è Questo vero. sentore qua. Tanti bei ricordi. Allora, che cosa facciamo stasera? Andiamo subito, tanto siamo qua a divertirci stasera, niente di serio. Andiamo a fare questa cosa qua. Andiamo a fare Coding Escape. Cioè, proviamo una cosa, non abbiamo idea di nulla. Abbiamo deciso alla fine di non preparare niente, quindi non sappiamo se funziona e come funziona, e va bene così. L'idea è giocare questa coding escape di programmazione, una escape room di programmazione. Voi siete pronti, ragazzi? Finirà che morivemo, sei sicuro? non usciremo mai da dove dobbiamo uscire. Non riusciremo a fare niente. Siamo pronti a leggere la Ciao. documentazione. Ciao Mattia, ciao Mattia. Oh, saremmo pronti a cambiare probabilmente gioco. Ciao Mattia, grandissimo. Dunque, intanto Gianluca lo conoscete che viene spesso qua, Benny l'avete già visto, ma Benny e Sebastiano, grandissimi, sono miei studenti, sono super in realtà in gamba. Non puoi insegnare loro a me, ma siamo una bella squadra. Quindi vi ricordo, settimana prossima se va tutto bene. Presenteremo anche i nuovi corsi dell'Academy, nuove progetto. Ci sono cose, non vi dico niente, niente spoiler. Settimana prossima, belle belle cose. Siamo carichi. Siete carichi voi? Che poi è importante che siete carichi voi. No, no, dai, 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 dai. Ma oggi giochiamo. Basta. Siamo in vacanza, vacanze di fine trimestre. Cosa dobbiamo fare? È un escape room di programmazione classica. Ovvero, Chi non ha sullo mai stesso fatto un escape room di programmazione? come si fanno sempre anche a scuola, ovvero dobbiamo scappare da una stanza risolvendo dei rebus tramite la programmazione. Questo è tutto quello che sappiamo. Come vedete, però, non ho accesso a niente perché dobbiamo fare prima il tutorial. Quindi partiamo, partiamo così, Perché non l'abbiamo partiamo con la training trovato? room. Partiamo da questa training room tutorial per migliorare le tue chance di successo. Sì, sicuro ci sia almeno un programmatore nella tua squadra che ha completato il tutorial. Ok, io sarò quello che ha completato il tutorial, ma ci siete voi con me. Ciao Graziano, personalmente non ero l'intervenzione della finale mondiale 2006. Guarda, il mio Madonna. livello è questo. No, no, è questo lo spirito. Questo è lo spirito di Sì, studente. sì. Eh sì. Vai, vai, anche noi. Si va a vincere. Ma tra l'altro, se io la metto grande così, meglio. Voi sentite il rumore? L'audio lo sentite? No, no, però secondo me dovrebbe fare molto perché mi immagino delle musichette un po' quelle No. falsa più Purtroppo l'ansia. no, è solo tipo il rumore del motore Dell'astronave. dell'astronave. Se lo aprono anche loro, lo sentono. Ma è a Allora. tempo la mia impressione? C'è il Boh. tempo scuola. Ah sì, c'è un tempo. Oh, mamma. Allora, dobbiamo scegliere il programma, il linguaggio di programmazione. Dai, Python. Non mettiamoci in difficoltà. JavaScript, neanche TypeScript, JavaScript. Search for clues. This door seems to be locked by a digital lock. Click on this icon to look for clues. Dai, Ok. c'è l'occhietto, c'è l'occhietto. Ok, Oh mamma, oh, difficile. vediamoci. Chi è che se lo ricorda? È una Vediamoci. password. Vai, torno indietro. Adesso. I can try only one combination at a time on this four digits lock. You will need to find the correct one. Connect. Puoi connettere il tuo codice al lock usando il connect button.
ci dà anche l'aiuto. L'aiuto. Ok. Cioè, dobbiamo ritornare alla stringa 1, 2, 3, 4. Già qui potevamo bloccarci, ragazzi. Tanta roba. Next step. Non c'è dagli occhiali. comunque sì, in effetti questo è il tutorial, già il livello sale. You can retrieve object data and use it in your code. Ok. Che devo fare? Mi sono già aperto. I can read this number into my code. Quindi c'è un parametro, okay. Ok, arriva come number, e puoi accedere, perfetto. Puoi aggiungere più input. E dico, aggiungici anche questo. Ok, quindi puoi mettere, quando trovi questi li puoi mettere come input. Questo. Ah, ok. Poi output, ok, le rotelle sono come return e gli altri, ok. Ecco, che cosa? La tua funzione è stata modificata? Ciao Luigi. Sì, Luigi, questo è già un miracolo che siamo arrivati qua. La live è solo su Twitter, vogliamo... Normalmente si palesa, non è anonimo. Grande, Luigi sempre... invitato sul canale ogni santa sera e prima o poi verrà. Your function is modified to return a number, ok, e prende due parametri. Ma dobbiamo capire cosa fare. Ok. Daccio. Look above the... c'è un codice... no. Questi sono i numeri. No, per i due sono i numeri. Dovremmo cosa vuole da noi? Boh, magari c'è un più in mezzo, devono essere sommati. C'è un più, mi piace. Però vuole che clicchiamo, secondo me, perché è tutto spento. Dai. Però scusate, se adesso clicco questo, più 3... abbiamo finito il tempo, giusto? Proviamo. Quelli sono degli aiuti, tipo. Ci sono gli aiuti. Che ci fanno... Ok. Ci fanno morire prima. Number più number 2. Chissà. Mamma mia. Siamo pronti. Tutto. Abbiamo anche un punteggio. Ci abbiamo. Ok, ragazzi, 10 minuti. Perché ogni tempo, okay. Perché dalle penalità, va bene. Ok, l'idea adesso è, noi dobbiamo fare come questi, anzi adesso lo vediamo. Questi siamo noi, questo è il gioco. Voi sentivate la musica, neanche la musica? No. Meglio, era una tamarrata senza senso. Ok, quindi adesso l'idea è, usciamo da questa pagina, ok, possiamo scegliere una room tra queste. Allora, c'è la durata, 1 ora, 40 minuti. Ci sono tre fattori. Search, logical, code, bel tempo. E tempo. A noi interessa che sia tutto easy, perfetto. La logica non può essere sopra easy. Dai, qualcosa di... hard. Logica. Scegliamo una bella... cos'era questo? Carino questo. No, andiamo su... questo qua ha un tema carino, però è tutto medium. Cioè. Dai, tutto medium. Tutto medium, no. Ormai ci incastriamo male. Magari c'è qualcuno alla chat che aiuta. Ma se easy era ritornare una stringa di numeri, cioè nel senso... ma in JavaScript era quella la sfida. Ah, ok. E dai, JavaScript no.
Live solo, sì, la live è solo sul tutorial. Live finita, ragazzi. Aspetta, bello. Adesso partiamo. Alan Turing Key, esatto, qua. Nuove vette. Anni e anni di studio portano a questo, sì. Anni e anni di studio, mille lavori, un figlio. Eccoci qua, a giocare. Vai con Sherlock. Va bene, Luigi ha scelto per noi, ragazzi. Funny Sherlock. Allora, io adesso però vi devo invitare. E tra l'altro, meno male che il secondo è required. Quindi vi mando il link a voi. Vai. Unitevi voi alla partita. Siete velocissimi. Siete voi? O c'è gente che si sta collegando? Siete voi? Chi è sì, Marius? Sì. Io. Perché sei offline? Nome... Marius è uscito online. Eccolo, ecco. Okay, arriva. Lingua inglese o francese, sì, diventa un gioco difficilissimo. Lo facciamo in francese con un linguaggio che non conosciamo. Vabbè, facciamo inglese, ok. Mi raccomandano di leggere le istruzioni. Va bene, dai, le leggo. Sherlock Holmes Apartment, London, 16 agosto dell'1889. Sherlock Holmes sembra aver lasciato il suo appartamento in Baker Street di fretta, era alla ricerca del suo peggior nemico, solvendo uno strano caso investigativo. Ci ha chiamato Mrs. Hudson come suo possibile successore per cercarlo, cioè dobbiamo cercare Sherlock Holmes. Conoscendolo, dovrebbe aver lasciato qualche indizio nel caso lui scomparisse. Ok. In questa prima parte, Mrs. Hudson vi apre le porte dell'appartamento, esattamente come l'ha lasciato una settimana fa. Devi provare a connettere tutte le tracce che Sherlock potrebbe aver lasciato per poterlo localizzare. Contiamo su di noi, su di noi. Ci siamo. Vai. Okay, non so cosa dobbiamo fare. Allora, cosa ci dice qua? Action. Eccovi, siamo tutti qua. Vai, cliccate. Diamo un ordine a questa cosa. Allora, i fulmini sono instant action. Ah, ecco. Wow. Però, adesso non vi vedo. Ma voglio vedere. Perché sono entrato? Non so, a me fa delle cose stranissime. Questo gioco funziona malissimo. Allora, quindi da cosa partiamo? Ma voi il mio schermo lo vedete? Cosa sì, anche a me fa così. Perfetto, quindi è buggato. Allora, iniziamo ad andare qua. Oh! C'è una scacchiera. No, non voglio che entri il mio... Non usare il mio microfono. Ho cliccato io, mi sa, video call, mi sa. Ah, ci volevi fare una video call? No. No, perché dopo ci vediamo. Ok, allora, c'è una scacchiera in cui c'è solo un cavaliere in posizione F4. È possibile muovere il cavaliere sulla scacchiera fornendo una lista di coordinate dei quadrati, escludendo quella attuale. Ma chi è che ha avviato sta roba? No, il tutorial di prima a cosa è servito? Io non ho capito. Allora, a Y2M c'è un indizio. Ah, posso zoomare? Vabbè, col mio browser. Y2M. Ha senso, e qua c'è un B to I. Qui c'è LB IG qua in alto. G è pieno di lettere. Cioè. Questa live perché siamo partiti dal medio? Ricorda Luigi. Giusto, colpo di lui. Vediamo questo che cos'è. È possibile suonare delle note del violino A, C, F, G. Queste sono le corde, ok. Una stringa, constrain la lunghezza delle note minore di 10,
E questi sono esempi non veri. Quindi potremmo suonare qualcosa. Tipo, se eseguo questo, cosa succede? Ah! C'era la musica! Fermi, fermi, ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho! Prima, voi, non la, voi la sentite? Fermi tutti, che sennò qua... no, ma c'è il... qua il giradischi. Sono tre note. No, quattro note. Ok. Allora, proviamo a scrivere la stessa cosa. Allora, qua probabilmente una nota più alta. Proviamo a fare così. Ma però la A era la più bassa. No, non mi dico quali note avevamo a disposizione. A, C, F, G. Non è la tastierina sullo, sul telefono? Così facciamo le note. Allora, proviamo. Iniziamo a vedere, solo per curiosità. No, è così. Poi serve una nota basta, più bassa, basta. Ma qual era l'altra nota che avevamo a disposizione? Ta 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 ta. L'ho dimenticato. Ma lì ha come parametro una stringa. A cosa serve? Eccolo! Ah. Oh. L'abbiamo fatto, ragazzi. Ogli, ogli a caso. Cosa c'è qua? Una mappa. Scusa, Luigi sta componendo la sinfonia in chat. Se vuoi la sognare. Escape room in do maggiore. Ok, qua c'è una mappa con delle lettere. Qua c'è un exhibition. Qua c'è exhibition. Qua ci sono le linee della metro. Qua c'è di nuovo MC. Qua c'è una cosa che non vedo. Infatti. Lo vedete anche voi? Ok. Poi io c'ero D. K-E, ah, K-E. K-E, ok. Sai. Poi c'è V, Q, Z. Questo torna indietro. Qua da cliccare non c'è niente, giusto? Oh, tipo sarà per decifrare un codice. La O diventa la D, la Q diventa la Z, la E diventa la V. Immagino, okay. Non lo so. Ok. Aspetta, c'era anche... Crittografia, all'ennesima potenza. Secondo me questo messaggio dobbiamo tradurlo con tutte le conversioni che abbiamo visto, forse, non lo so. Esatto, prendiamoci. Allora, questo è già connesso, già connesso. Ce sì, già, abbiamo il parametro letters. Ci sono mille conversioni. Ok. Sì, dobbiamo decifrare a manetta qua, qua ci vuole... Ma questo qua... Questo qua è, non è il movimento del cavallo, degli scacchi? Mm-hmm. Sì, c'è lui. Ciao, sì, Rosario, ciao ragazzi. Sono le mosse. C'è scritto A, B. Allora, qua c'è un ordine di mosse e qua abbiamo queste lettere. Quindi A e B vanno verso sopra. C'è potremmo provare a usare queste lettere per fargli fare le mosse sugli scacchi? Sì, perché se non sbaglio c'era solo il cavallo nella scacchiera. C'era solo il cavallo. Torniamo qua. Dice di mettere coordinate. Quindi abbiamo le lettere. Mettiamo a caso che possiamo usare le lettere. E nei numeri cosa mettiamo? Potremmo usare questo mapping qua? Run. Cioè se ce l'ha... vai avanti... Spero di no, perché no, abbiamo un algoritmo della Madonna. però potrebbe essere, se trovassimo dei numeri sarebbe carino. Abbiamo cliccato già tutto, eh? Il cliccabile, ecco cos'è che fa rompere il gioco, sti cazzo di fulmini. E tra l'altro non ho... Che non hanno un senso, giusto? Bah, chissà. A trap door is open. C'è una trap. Ah no, questo era il... Sì, era quello di prima. No, allora,
ragioniamo un attimo sugli scacchi. Fermi con questo. Ragioniamo sugli scacchi. Allora, noi abbiamo in chat, ragazzi, se avete idee, potete solo aiutarci. Perché noi giustamente abbiamo scelto medio, perché Sherlock, vabbè. Qua sempre cose strane, che peccato. Io stavo pensando che qua ci sono le farfalle, no? E ci sono qua. Se provassimo a premerle in quest'ordine, si riesce? Vogliamo provare? Ci sono tutte? Sono 3, 6, 7. Qua sono molte di più. Vabbè, proviamo un attimo. La prima c'è? No. Mi pare di no. La seconda c'è? No. C'è la terza c'è. Vai, premi tu. Vai. Questa c'è? Forse questa. Forse quella? Vai, prova. Ok. Poi prova questa qua. Anche questa quella, qui. Sì. Questa è quella grossa, subito sotto. Poi c'è questa. Però quella hanno... Ma perché mi ha... Poi c'è quella... E poi c'è questa. È successo qualcosa? Però, cioè vanno... Okay, capire un attimo. Ma secondo voi, Luigi, ci sta dando la risposta presa da qualche parte? Ci sta perculando fortissimo? Ci sono le soluzioni online. No, non mi dire che sono le soluzioni online. Io le provo. Basta, la provo. Però ce ne hanno date due di soluzioni che sono diverse. No, prima ci ha dato quella del... secondo me ci sta prendendo in giro. Ma chi siamo noi per non provarla? Però scusa, questa funzione prende una stringa di lettere, prende una stringa di lettere e noi dobbiamo ritornare l'array così? Allora, a questa funzione sì, cioè alla scacchiera dobbiamo tornare un array di coordinate. Questo è per il caso. Luigi, e se... Boh, la proviamo. Luigi, non sappiamo. Vai. Dubbio, la proviamo. Vai, così. Livello ragionamento, facciamo quello che ci dice Luigi. Non riusciamo a uscire da sta stanza, il concetto è quello. Esatto. Chissà a che punto siamo della... Era meglio partire facile per capire quali sono le logiche del gioco. Però vabbè. G6... Mi sa che i 40 minuti saranno di più. H5. Ci ha preso in giro, ma noi gli abbiamo creduto. Giusto così. No, dicevamo però, tornando a bomba, no, ma esatto, non potevamo essere di 3 a D5 il cavallo, però a Luigi non puoi dire di no, secondo me non so perché. No, tornando a noi, qua ci dice delle mosse su ogni riga. Cioè noi abbiamo questo come input, però sono tantissime mosse, però chi se ne frega, lo usiamo in un loop. Dobbiamo capire che numeri associare a queste mosse. Perché poi ci sono anche un sacco di mosse nell'indizio. Quindi anche lì. Dove? Ah, qua? Sì, nel foglietto lì sotto e sopra. Ah, no, scusami, non... Stavo guardando lì. Però il primo indizio sopra. Questo? Sì, esatto. Vabbè, ci sono anche qui AX, CO. Però CO... Sì, no, però per intenderci... Ma a quando io ho capito praticamente... Esatto. Quelle lettere, aspetta, lo apro. Io sono il viola. Che? Queste lettere noi ce le abbiamo. In letters, ok. Mm-hmm. Io penso dovremmo fare una sorta di algoritmo con uno switch case dove per ogni lettera che prendiamo, la A, la B, la C, la D, eccetera, eccetera, e tramite quelle scriviamo cosa gli tornare.
Il problema è come farlo. Allora, tu dici, allora, in effetti forse la soluzione che sembrava più... Luigi ci sta per... Ora è ufficiale, Luigi si sta perculando, ma va bene. Allora, effettivamente la risposta potrebbe essere qua, nel senso, noi per ogni lettera, come dici, ci calcoliamo dalla posizione di partenza, spostati così, rispetto alla scacchiera. Quindi, se vado in su, aspetta, come era la scacchiera? Se vado in su, aumento i numeri di 2. Dovresti zoomare la scacchiera, che sono livelli. Aspetta, però io da qua posso zoomare a livello... se vado in su... Allora, aumenta il numero. Giocatore qua. Aumenta il numero. Se vado a sinistra diminuisce la lettera, a destra aumenta diminuisce la lettera. Sì. Che dite? In questo ragionamento... E dovresti... conservare la posizione iniziale e ad ogni iterazione conservi la nuova posizione in modo che la aggiorni. Sì, però domanda, se io non posso fare una mossa non la faccio? O do per scontato che le possa fare tutte? Ipotizziamo che siano tutte mosse valide. Anzi, facciamo facciamo Roy Call. Tu dici per il fatto che quando finisce, diciamo, va fuori la scacchiera. Che sì, non ci potrebbe andare. Facciamo finta che siano valide. Ma magari la stringa è fatta apposta per non farlo uscire fuori. Diamolo per scontato. Partiamo da F4. La posizione di partenza è F4? Sì. Ok. Quindi facciamo che la riga è 4 e la valida è F. Vabbè, ma considera anche le colonne come numeri, se no... ci sto pensando, però poi dobbiamo convertircela. Vabbè, ci convertiamo. Questa cos'è? Facciamo da 1, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Livello algoritmo, contiamo le lettere. Vabbè, poi facciamo un bel const moves, un array vuoto. Ok, arrivo. E che ci facciamo un bel for each. Però è una stringa letters, mi sa. Sì. Non è un array. Non posso... Posso fare così? Mm-hmm. No. Cassiamo la risposta di Luigi. No, non possiamo, giustamente perché io lo tratto come array, ma non posso farlo. Ok, allora lo facciamo a manina. Facciamo a manina. Normale. Forse abbiamo capito cosa dobbiamo fare, dai. Dobbiamo solo farlo adesso. Ok, quindi per ognuna di queste lettere... Prenditi la lettera intanto, con l'indice. Const letter uguale letters di... Ok. Ok, quindi... Allora, quindi adesso abbiamo la nostra lettera. Abbiamo detto che ci apriamo questo. Se abbiamo la... Facciamo uno switch. Va su di 2 e a sinistra di 1. Ok, posso scrivere così? No, aspetta, letter.
con il maiuscolo, giusto? Sì. Ok, quindi se è questa, dobbiamo, potremmo farci un'altra funzione. Di 2 il numero. Allora, potremmo farci una funzione a parte. No, vabbè. Peccato. Dobbiamo fare row che aumenta di 2, abbiamo detto sì. Mm-hmm. Sì. Quindi, però dobbiamo costruirci una posizione. Dobbiamo costruirci una nuova posizione. Come è la nostra posizione? Dobbiamo, quindi... Ah, quindi le modifichiamo direttamente. La conversione la possiamo fare, penso, alla fine. Cioè... prima di passare alla prossima iterazione. Facciamolo esatto. Alla fine. Così. Le due. E call meno uguale. Nome. Ok? Sì, no, ragazzi, non usciamo. Ok. Meno male che sono solo 8 mosse. Cioè, la cosa brutta è che questa cosa potrebbe essere sbagliatissima. Esatto. No, dai, però sì. Fatto tutti questi casi. Ah, senso. Dai, mi sembra che abbia senso. Poi... Io... sì. Ok. Ci serve perché. Qua. È molto probabile che sbaglieremo. Sai che forse noi possiamo scrivere nel frattempo? Vediamo. Case. Se io sto scrivendo Vai, parti da sotto. Parto da sotto. Ma che è successo? Questo è il programming che vogliamo vedere nelle aziende. Ciao Federica. Però... No, non possiamo. No, non mi fai editare, cioè è impazzito. Non possiamo. No, okay. Comunque c'ha dei bug e sta roba e fa un paura. Ci abbiamo provato. Ok. Poi. Facciamolo in maniera furba. Questa direi che la è. Meno uguale 2. Più. Poi controllate, io sto scrivendo così. Com'è la F? Meno uguale 2, meno. Sì. G, la prendiamo da qua. D. La... Io non vedo più e la G cosa deve fare? Deve fare meno 2 anche. I 40 minuti erano solo per scrivere lo switch case. E H dovrebbe essere una roba del genere. Ma G non è più 2 in colonna? Allora, G non è più 2. Va indietro. Sì. Vedo la freccia. Default. Dopodiché abbiamo... Dobbiamo convertire e popolare l'array di mosse. No, popoliamolo. No, è giusto, convertiamolo qua. Quindi noi abbiamo row e call giusti. Vabbè, call, no, row è già giusto, giusto? E row è giusto. Sulle colonne che dobbiamo... Sì. Le colonne... Fatti una stringa ABCD e FG qualcosa, H. Vai. E poi tramite... perché non hai l'indice che parte da 0, ma vabbè, cambia poco. Vabbè, sì, dai. Come è andata così? In effetti qua si poteva fare una cosa carina, puoi usarle anche qua, va bene. Sì. Ah, puoi farti anche già la stringa che è più veloce, ma hai scritto tutto. Ah, vabbè, ormai siamo provvisi.
Guardate, se più che altro se scrivo la lettera giusta. G. G. H. H. Ok. Dopodiché devo salvare. Manca forse il punto e virgola, ma non so. Mettiamo, ma è double. Siete precisi, madonna. Dopodiché facciamo moves. Ah, prima costruiamoci new calls uguale columns, oddio, non so cosa ho fatto. Niente, columns letter di col meno 1, giusto? Sì. Più più row. Più row. Più così? Poi che usate, sì, già porcherie. Il primo della stringa, per cui dovrebbe concatenare. E poi pusha dentro moves. Ok. Aiuto. Lanciamo? Vai. Vediamo cosa succede. Esplode tutto. Oh, dei gran nan abbiamo qua. Abbiamo dei gran nan. Allora, penso perché è uscito fuori. Forse perché c'era qualcos'altro. Si può fare un consiglio. Eccolo qua. Ah, intanto questo è giusto. A, B, C, D, E, F, G, H. Diciamo che qua facciamo un console log di facciamo qua un console log di new polls. Vediamo, questo non ci serve. Può essere che magari nelle colonne sia uscito. Uscito A, B, C, D, E, F, G, H. Molto male, quindi qua se scriviamo col troviamo dei numeri negativi? No. Bene, ma non benissimo. Allora, quindi le call, intanto saranno giuste, abbiamo detto che ne facciamo meno, facciamo più, facciamo, vedo, chissà, facciamo più 2, facciamo più 2. Cosa incredibile che scomparendo, è riuscito a fare tutte queste cose. A lasciare tutti questi indizi. Come ha fatto? Più 1, meno 1, meno 2. Ok, almeno i numeri. Ma l'H è sbagliata. L'H è sbagliata. Aspettate, l'H è sbagliata. Più giusto? Già adesso ho chiesto, non mi impatto. Vai subito così. Raga, andato? Siamo fortissimi. Incredibile. Ce l'ha fatta. Incredibile. Adesso abbiamo un altro indizio. Bello. Un indizio che ti dice 2. Allora, l'abbiamo fatto senza per comprare indizi. 2, 4, 3, 2. Bravo, bravo. Chissà quanto è lunga ancora sta roba, ma bravo. Penso sia legato alla mappa. La mappa. Chi è che ha cliccato? Sono le linee della metropolitana che sono quelle. Sono le linee della metropolitana. Interessante. No, non lo so. Però in effetti... No. Che E, tu V, Q, tu Z, iniziano con queste lettere. Finsbury Park, non c'è in quel foglio? No. No. C'è. 2, 4, però 3, 2. Leicester Square saranno posizioni sulla mappa queste, sicuramente. Allora, 2 Morgay. Ah, Highbury. Dov'è Highbury? Prima però, cosa. Però la mappa sta anche per indovinare dove... Sherlock.
penso che si aprirà anche quella delle farfalle quando le indoviniamo. Tu dici questo? Sì. No, scusami, sì, può essere che si apri lì sotto. Però sotto dobbiamo indovinare le farfalle. Aspetta. Lo basta back in the original place. Sì, ho premuto io. Ma vogliamo riprovare? Sono cose strane, sono mosse strane. Perché tra l'altro se guardi sugli indizi ti esce indizio per le farfalle e indizio per l'altro. Ah, succede tipo una cosa strana quando le prendi. A me si spacca tutto. Lo strano è che si spacca tutto. Quando le prendi le farfalle, loro tipo si alzano, sembra. Non so se lo vedete. Sì, sì. No, però la mia idea è quella. Infatti per quello, quando tu le... Sarà una combinazione in cui vengono... Io vorrei riprovare quella cosa lì, ma sapendo che sono tutte al posto... ma va. Ah, forse ho capito. Penso ci sia una combinazione. Quando sbagli le resetta tutte e ti esce al button, al back. Ti resetta anche lo schermo. Esatto. È un hard reset. Ti resetta anche un passo. Fermi. Quando sbagli una combinazione fa le reset. Proviamo di nuovo quest'ordine. Allora, la prima non c'era, la seconda neanche... C'era la terza, che era questa qua. Sì. Poi c'era questa. Poi c'era questa. Quella lì. No, però... Le alzate tutte. Cosa significa 2, 4, 3, 2 sul foglio della scacchiera? Bella domanda. Ottima domanda. Secondo me si deve sbloccare qualcosa prima con le farfalle, prima di utilizzare il foglio. Ma attenzione, sono a 4. 5. Cioè. Sono tutto. Cosa stai facendo? Ma fa dei rumori stranissimi. Facciamo un indizio. Vai, vediamo l'indizio. Mi piace. A clues on the desk. Wow. Beh. Però is on the desk dovrebbe intendere questa. Ma l'abbiamo già provato. La riproviamo. Questi colori. Sono i nostri colori questi. Non so se devi cliccare quelle... Cioè la verde. La blu. Ah, sì, ho capito. Ci sono i colori. Ci sono i colori nella scrivania. Apri il foglio, questo qua, sì. Tu sei blu, cosa? Ok. Su quei colori adesso. Esatto. Mm-hmm. Quindi blu, nero, verde, orologio. Perfetto. Blu. Però nero, forse devi resettarlo. Verde. Bomba! Bomba. E qua cosa c'è? Ah, qua dovremmo scrivere tutte le lettere convertite. A typewriter on which it is possible to type any message. Ok, puoi scrivere qualunque cosa più corto di 20. Bello. E di qua abbiamo un messaggio scritto... On the paper they send out from the... Ok, c'è questo devono messaggio. Convertire tutte le lettere con quella conversione che c'è in tutto il gioco. Proviamo. Segue i messaggi ti dice le lettere come si convertono. Non è andata bene. Ok. No, se non usare la conversione che viene mostrata fuori. Se torni indietro lo vedi. Allora, quando possiamo farlo qui, ragazzi... Cosa? C'è un altro switch case. Non potevo fare uno switch case. C'è tutte queste lettere qui e vanno con vedere. No, aspetta, ce l'abbiamo. Oh, voglio leggere. No, voglio leggere questo. Ah no, cavolo. Quindi qua abbiamo queste lettere. Io non posso... Ah, facciamo così.
Qual è il dato che arriva in input qua? Il messaggio che scriviamo noi? Questo qua. Questo qua. Quindi in teoria potremmo adesso fare una mega conversione di questo usando questi, la G20N, eccetera, eccetera. Va bene. Ma scusa, qual è il messaggio? Uno switch case della formula. È quello secret message. Cioè quello di fianco alla rotellina. Di fianco alla rotellina? Sì, quello che apri col secondo bottone degli indizi, che è quella di WTK. No, non mi trovo. Ma che cosa, scusi? No, per fargli capire il messaggio che c'è nel... Entra come input, questo qua, guarda, l'ho stampato qua sotto. Ah, ok, questo dice la lunghezza del testo non deve essere... Dice lunghezza del testo non deve essere più di 20 caratteri. Interessante. Ma quella che dà è più lunga. Però magari non ci sono tutte le lettere. Sì. Quelle che non ci sono, cosa devi fare? Devi escluderle? No, non lo so, allora vediamo un po' cosa c'è in giro. Allora, due array con lo stesso indice, scusate il commento da Nubo. Due array con lo stesso indice. Non so neanche di cosa si parla. Due array con lo stesso indice. Ah, qua abbiamo una stringa. Ah, potremmo mapparla, però... Presentante. Però, no, ma il problema è questo, che ci aspettiamo una soluzione più corta di... Ciao Giuliano. Giuliano, presto su questi schermi. deve essere più corta di 20. Quindi non ci sono tutte le lettere, perché prendi la B che qua c'è nella proviamo a vedere, proviamo a vedere se ci sono tutte. Allora qua abbiamo la I, la F, la G, la V, la Y, la B. Qual è che dicevi che non c'è? La B neanche. No, la B c'è, la B, questa qua. Sì, dico non c'è nella, in quella stringa. Di... Ah, non c'è. Ok, la D c'è. Vabbè, proviamo. Che cazzo abbiamo fatto? Sì. Qua abbiamo anche la P, la S, la X, la D. C'è di tutto. Come dovresti prendere la A, la C, la J, la Z, la H. Quindi ci sono tutte. Il problema è. Ci sono tutte nel gioco, però nella stringa no. Scusate, ma giusto per curiosità, facciamo solo le prime da soli. DVTK, che cosa vuol dire? Allora, stavo cercando la K, dove è la K? D diventa T. K sarà una E. D diventa T. È che io tra l'altro la mappa, nella mappa non vedo quella di fianco alla E, tra l'altro. Non so se c'è qualcosa anche lì. Io non vedo la S qua. E la S diventa una V. Allora, la prima parola viene fuori type. TYPE DVTK. Allora, dobbiamo stamparla sta cosa, poi magari non ci serve tutta la parola, ma dobbiamo stamparla. Dai. Vediamo cosa succede. Type poi sarà D, perché la D è una T, la J è la J diventa, cosa diventa la J? Dov'è la J? Possiamo, vogliamo farci la J diventa una H. Allora, facciamo, io mi copio. Sì. Mi copio il... non riesco a stampare, a copiarmi il messaggio di Luigi, peccato. Ci possiamo fare se no un oggetto col mapping, che dite? Un oggetto, una cosa del genere, un mapping delle lettere, no? Una cosa del genere. Oddio, non poi appunto, No, così poi nel ciclo dobbiamo solo prenderci il corrispondente, no? Invece lo switch case non funziona questa idea? Sì, sì. No, scusa, il parametro message è quello che noi scriviamo. No, message arriva. Ah, ok, quello che ci arriva. Ok. Quindi questo qua è message. Arriva, ok. E poi la mia idea è nel ciclo per ogni lettera new message aggiungo mapping di message. Sì, prendi la chiave come... Esatto. No,
Io sono sotto medicinali, quindi... invece di fare il case. Esatto. Sì. Io ho visto prima un messaggio di Luigi, grande Luigi. Allora. Ce l'ha scritta tutta, Luigi? Lo so, ma io ormai mi fido ciecamente. Beh, te lo scherzo. Forse dovremmo controllarle. Io Luigi mi fido, eh. Allora. Chi è che mi manda a capo? Chi è che sta scrivendo? Ne manca qualcuno, eh? Ti sto rompendo. L'ha scritto, ha scritto. Io leggo la chat intanto. No, ti sto dando la mano che sono infinite. Domanda off topic. Andate a capo. Dai, rispondete alla chat intanto, dai. No. Sarà un no, beh, leggevo la domanda off topic. Conoscete Svelte? No, risposta secca. No, tu forse sì, Giuppi. Tu sì, Giuppi, dai. Tu conosci niente. Tutto. Tutto. Io conosco tutto e Svelte lo conosco poco. Però sì, a caso in ordine, perché se poi dobbiamo vedere se manca qualche lettera, un macello. Non lo so più. Altro, scusate, AX, infatti dicevo la senza. Manca C. Anche la K che diventa E. Tra l'altro quella scritta nel muro è una E, cioè scusa, è una C. E sono un po' cieco. Io la scritta nel muro KE, quella no, dove dici, scusa, nella mappa? No. Quella sopra L, di fianco alla LB, L, credo, sì. Ah no, scusami, intendo quella più a destra, di fianco alle IG. Ok, è scritta LG. Succede così. No, no, aspetta, che non è LG, ma è forse allora quella Lega 36 UJ. E messo quella della mappa? Non ci ascolti. Io le sto mettendo quelle che vedo da Luigi. Ok, IG. KE l'hai scritto? No. Ok. Dobbiamo gestire IG, anche lo spazio. Ah, IG c'è. IG, sì, adesso lo gestiamo. IG c'è. Poi mi dici un TP, può essere? MC manca. MC è... Tra l'altro, può essere che la riga MC. 18, la Y, sia invece una V? Cioè che sarebbe quella sotto la scrivania? Devi mettere anche RF, RS. Sì, questa è una V. E VL. Esatto. La Y non è M. Ma la M era già scritto YM. Potevi scriverla in ordine, cacchio. Dov'è che... Ma no, fidati. C'è Abby? Siamo fuori tempo, è morto Sherlock. Ma lo troveremo. Se lo scrivo. Lo scrivo. Ok. E e poi Vivi, Verona. QZ c'è. Ancora ne manco l'orsa. Sono quelle la mappa. Lo scopriamo appena facciamo invio. Esegui. Se stampiamo questo poi capiamo se qua c'è la chiave di tutto, ragazzi, lo so. errore sicuro, anche se è un errore gigante. È uguale mapping
di message di undefined p. Quindi undefined, la y non c'è. Ok, trovatemi la y, please. Non però prima l'aveva detto. No, non è la y. M. No, ma c'è ym. No, no, non è y. Sulla devo stamparmi i message. Aspettate. Un console. La c'è. Cos'è? Ah, però aspetta, da errore sulla graffa. Sulla quindi... W. W è y. Vedi che era la y. Poi ci manca tab ne ho mai. Ah, worst enemy followed by the number 221. Okay. Comunque gli altri non ci servono altre lettere. Quindi dobbiamo scrivere il nome del suo peggior nemico seguito dal numero 221. Dove? Allora, il peggior nemico sulla è morto, tastiera, sì. Quindi qua. Quindi facciamo un return, scritto così? Moriarty, come si scrive? C'è scritto sul giornale, Moriarty con la Y, penso sia lui, sì. Non lo so. Moriarty. Seguito da? 221. No? 1, 2 caratteri. Ah, come si scrive Moriarty? Che tristezza, non so come si scrive Moriarty. Moriarty. Oh, la mappa è aperta. Siamo fortissimi e non siamo ancora alla fine, siamo a 45 minuti. Ok, abbiamo finito. You can press the red pin on this map to indicate Sherlock's supposed location. To do this, simply indicate the name of the desired location. Grazie al cazzo. quindi questa è la funzione, va bene, non rimane che usare la mappa. Abbiamo questo indizio qua, quindi questa lista qua, e abbiamo la mappa. Le lettere non ci servono più a niente. E... fortuna. Cosa vuole, abbiamo detto, questa funzione? Una stringa contenente la location minore di 30. Perfetto. Allora. Quindi. Torniamo alla mappa. Qua vedete altre cose. Abbiamo usato tutto. Le farfalle, la musica. Quindi rimane solo. Qua c'è ancora qualcosa. Questo l'abbiamo usato. Ok. Diamo tutto per buono. Abbiamo questa mappa e abbiamo quello indizio. L'indizio parte da Highbury, Moorgate. Due allora. Fermate direzione Moorgate. Proviamo. Allora, Highbury dov'è? Dov'è Highbury? Sopra, alla terza della marrone. Marroncino. Marrone. Dell'alto. In alto a destra. A destra? No. Esatto. Ah, questa, Highbury, sì, esatto, ok. Quella. Due fermate direzione Borghetto. poi 4 in direzione Houston. 1, 2, 3, 4 sì, 3 Leicester Square. 1, 2, 3 sì, e 2 Bank Aldgate. 1, 2 Chancery Lane. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Oh, ragazzi, qua lavoro di squadra fotonico. Così non leggo niente. Chancery.
Abbiamo trovato! Siamo fortissimi! 47 minuti, ma baffanculo! 7 minuti, cosa vuol dire che sia successo? Sì, siamo fortissimi! Fantastico. È importante! No, ma... te l'hai ripreparato? Madonna, ragazzi. No, è così improvvisato, un po' pazzo questa. Yeah! Chi è che ha lanciato di nuovo la videochiamata? Oh, un indizio abbiamo chiesto, cioè un indizio solo, siamo nella top 5. The Detective Joe, ho fatto tutto io, raga, possiamo dire che ho fatto tutto io? Con questa cosa delle live mi faccio un punteggio incredibile, bellissimo, bello. Dai, ce ne vorrebbe un'altra corta, no? Ce la fate? Ce n'è un'altra, va, ma sì, dai. Che difficile, difficile. Ce n'era una difficile 30 minuti. Ci mettiamo un'ora. Tu proprio vuoi, vuoi proprio che moriamo. Ma conviene una difficile? Conviene una difficile di un'ora? Cioè di mezz'ora? Dai, alla fine, sì, dai. Sono un po' di tempo. Dobbiamo scegliere una di queste. Una di queste. Allora... qua cambia la logica. C'è questa qua che art. Qua eravamo tutto medio. Eravamo tutto medio. Invece qua è yard. Cambia solo logica. Ovviamente non code. Noi non cerchiamo il codice difficile, noi solo codice facile, per favore, che non siamo qua a programmare. C'è, non c'è codice difficile, mi sa. No. No. C'è codice tutto easy. Ah, questo. Di un'ora e mezza, un'altra live, che dite? Ah, minchia, una live sola con quello, l'immacolata. Due ore, due ore. Due ore che potrebbero diventare tre. Ma ah, dai, scegliamone una di queste. Dai, scegliamo questa hard. Dai, vai questa, dai questa, dai Massimo. Vai, manda link. Già che ne abbiamo risolto una, ragazzi, gli eroi del timone. Adesso facciamo una pessima figura. Ci sta, ci sta. Un'ora e mezza, penso che switch case enorme. Guarda che secondo me già adesso sono dei grandi if, che è comunque intelligenza artificiale, se vai. Ci sta. Comunque allora... 7 minuti sono appunto andati via con lo switch case. Esatto, esatto. Perché non volevamo farlo. Sì, in realtà ci eravamo già arrivati alla soluzione, ma abbiamo un po'... La stessa Sant'Angelo. La stessa Sant'Angelo, Rome. Allora, siamo stati mandati indietro nel tempo per cercare l'origine della pandemia che ha spazzato via l'umanità. Ah, non ne sapevo niente. Tratto da una storia vera, però no, non a Roma. Vabbè. Succede che ci sono state similarità tra il virus e uno responsabile per la pandemia chiamata Justinian Plague in 560 a.C. Va bene. Gli studi condotti su questo virus devastante sono stati condotti e sono stati tenuti segreti in Castel Sant'Angelo. Ci sono rumors che dei monaci sono stati in grado di preparare, di creare una preparazione. Cosa vuol dire concoct? Concoct? hanno concotto una preparazione da una pianta che ha salvato alcune parti di popolazione. Sì, che hanno creato una preparazione. Dai, andiamo su. Quindi dobbiamo scoprire sti monaci come hanno fatto. Facciamo in francese? No. Facciamo inventare. Inventare, ok. Hanno inventato. Ok. Stavolta Luigi ci aiuta. Aspetta. Allora, vai, subito. Cos'è questo? Questo dipinto è locato al lock PNTG. Perfetto. Vai. Questo?
un armadio, la porta è locata, questa lock cab 1, perfetto. Qua c'è una funzione. Quindi hanno tutti una location, lock qualcosa. Questo qua ha un codice di 4 numeri, ok. Tra l'altro uno si chiama Save, uno si chiama PNTG e uno si chiama CAB1, vabbè, non ci dice niente. Qua c'è un poster che rappresenta il castello, così lo possiamo vedere. Ci sono delle foto con delle date, dei numeri. No, può essere dato il codice. Livello hard, voglio proprio vedere se... Ah, giusto, questo è difficile. Esatto. Questa era difficile, logica, non il codice. No, appunto. Voglio vedere come ci arriviamo. Un computer ti permette di avere informazioni sulle location. Quindi devi darti da... Per ogni location ti dà indietro un numero tra 1 e 10. Giusto? Sì, diciamo che deve essere un numero tra 1. No, aspetta. Location è una roba del genere, che è più corta di 10. Deve ritornare location. Ok. Sì, una roba di lì sul 9 ci sono dei numeri strani, tra l'altro. Questo cabinet ha uno strano pattern, ci dà la descrizione. Un array rappresenta in pattern. Ok, quindi abbiamo un array di array, una matrice. Ok, questo qua. Abbiamo questa robaccia qua. Dobbiamo farci qualcosa. Altro 2, 6. Cioè, questo qua è un 3, numero romano? No. Sì. Questo che cos'è? Sì. Più. È 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ma questo? Sono questi numeri. No, questo è... No. Questo è un esempio non reale, dice. 2, 6... Mettiamo a caso che sia il 3, però poi c'è il più. Io penso sia 3, 4. No, quello penso sia 4. Questo dice 4, che è un 4? Ma comunque dice il pattern, te lo dà lui come parametro. Quindi puoi fare un console log e vedi cosa ti dà. Ah, giusto. Giusto. Così, brutale. Ok, sì, era un 4, è un 4, semplice. 4, okay. 3 e 4. Abbiamo questo array. Cosa ci facciamo? Abbiamo quindi una matrice di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 righe e 5 colonne. Qua abbiamo già delle posizioni scritte così. Cab 1... PNTG. Stiamo cercando, l'obiettivo è lo stiamo scoprendo. Questo qua ci dà codice. Sentite, inizia per iniziare, solo per iniziare, no? Vediamo un indizio. No, aspetta, basta. Serve, abbiamo un altro. Ci serve, il codice per la cassaforte, no? Il codice per dobbiamo sbloccare in qualche modo il dipinto e l'armadio. No? Ho capito bene. Aspetta, abbiamo anche questo. Vediamo che cos'è questo document. Il sepolcro imperiale. Logic hard vuol dire che probabilmente dovremmo leggerlo. È lunghissimo, dai, leggi, dai.
Ah, è troppo lungo per essere letto. Giustamente è troppo lungo per essere letto. Questo è un indizio. Cosa ci si può fare? Tra l'altro è in italiano, per cui se uno non è italiano non può leggerlo. Bravo. Il gioco è tutto in sul, inglese. Sul monitor c'è questa funzione che vuole la una location, una stringa indietro. Di questo tipo. Allora, scusa un attimo, ma nei poster in alto c'è i numerini. Che sì. Cacchio vogliono dire? Non potrebbero essere tipo qualcosa legato a quella storia? No. Roba di nuovo. Potremmo vedere se ci sono. Cioè, potrebbero essere degli indici da cui partire a trovare delle informazioni in questo testo? Non ho capito. Cioè, perché qui abbiamo dei nomi e dei numeri nel poster. Ok. 185, 590, 1223. Non so, magari sono delle posizioni all'interno di questo testo. Possiamo trovare qualcosa. Boh. Ipotizzo, Tu dici di stampare tipo una roba del genere? Non penso sia, o sono delle date. Leggimi un numero, leggimi un numero. 590. Ho capito a cosa serve il computer comunque. Cosa serve il computer? A quanto ho capito, se tu per esempio apri questo dipinto, c'è ora il mouse verde, questo qua, ok? Mm-hmm. Ti dice questo dipinto è localizzato in loc PNTG e il computer ha informazioni riguardo queste posizioni. Infatti se tu vai sotto c'è scritto esempio loc item. Quindi in teoria dovrebbe dare informazioni aggiuntive riguardo a quel dipinto e a quella cassettiera, cos'è? Ma in che senso? C'è l'altra lente ingrandimento, non so come questo dice, si deve scrivere quel codice, c'è scritto PNTG, non so come, però sì, però no, no, però questo qua ti dice che ti restituisce una cosa di quel tipo, dovrebbe essere l'output. Raga, tutto bello, dice un computer che ti permette di avere informazioni adesso. Quello che ti detto. Stai dicendo quello che stai dicendo tu. Perfetto. Volevo la conferma. La computer però è informazione about the location on the locker. No, tu non l'ascolti, te l'ho detto tre volte. Mi sono un indizio. però non ho capito come si usa. Forse dobbiamo passare la location. Forse io devo passare un dia. Return a location number. Computer che ti permette di information about the locations. Sì, ci sono riuscito. Oh, forse per vedere da me. Cosa hai fatto? PNTG ho sbloccato. Informazioni riguardo. Però devi andare tipo nel mio codice, forse. No, dove c'è tu, il tuo codice, Giuppi? È quello verde, Berius, altro. Ok. Mi è andato la descrizione, semplicemente così. Mi ha detto descrizione... Di... Ah, ok. La descrizione del PID. Tu lo ritorni e basta. Che se lo sbaglio, quindi... quindi, è il 590. Se tu vedi i dipinti che sono nel muro, Gregorio I è questo qua, quello in 590. Quindi ci dice sempre come documento Gregory First. Quindi 590 è una roba. Non so cosa sia. È una roba, sì. Quindi tu dici se qua ci mettiamo safe, giusto la safe. The safe contains the keys to open the iron cabinet. The code corrisponds to the year in which the great flood of Rome occurred. Grande diluvio di Roma in italiano. Quindi penso sia un documento.
Poi ce l'abbiamo questa cosa? No, sta nel documento. Sta nel documento. Dove stanno i documenti? Andiamo a Cabuno. Cabuno è quello che ha i documenti più segreti. Sono però nello... The keys possibile. In the safe. The legend said that the partner presented the keys, the only one in triplicate on the cabinet doors. Vi prende il documento quello lì che c'era... Allora, qua avevamo tutta quella storia lì. Allora, quindi andiamo con... Qua abbiamo tutta quella storia lì. E qui preso il documento. Posso metterlo con console? Se provi a ricevere informazioni della safe, sì. Spiega che è del grande diluvio, sì, inondazione di Roma. Ci serve sapere l'anno, raga, ma lo cerchiamo su Google. Ci sarà scritto nella storia. Io l'ho trovato, 1465. Ah, grande, lo mettiamo qua? C'è nel documento, puoi fare. Lo mettiamo, dove lo mettiamo sto numero? Il safe. Questa è la combinazione della, sì, esatto. Della categoria. Questa? 1465. 1400? L'ho fatto io. Boom. E andiamo. Ma così non lo vediamo, non è che non voglio fartelo fare, che non lo vediamo. Non lo vedi da... Perché non lo vedi live? Già ci avevi messo, vedi. No, sul codice sì, va bene. Vabbè, okay. Sì. Ok. Come bug adesso. Sei pezzi... con supporto per ricevere tre pezzi e ricostruire una chiave. Ok, dobbiamo ricostruire una chiave. Qua abbiamo... la matrice. Sì. Qua dobbiamo usare la matrice, allora. Rifacciamo. Allora, qua abbiamo ancora... Ricordiamoci che qua abbiamo quel 590, giusto? Mm-hmm. Come roba appesa. Perché noi abbiamo ancora questo da fare. Allora, questo qua dovremmo sbloccarlo probabilmente dando la matrice con la chiave che ci dà un indizio per creare la chiave, forse. Noi dobbiamo creare con questi sei pezzi un trapezio. PNGT cosa ci diceva già? Dice secondo il quadro PNTG. No, non ce l'ho da più. Non ho collegato. Quindi ci dice niente, che i segreti sono nel cabinet di Gregorio I. Gregorio I con il 590. Però di sta roba non ce ne facciamo niente da nessuna parte. Quindi rimane questo. Iniziamo male. Ok, allora qua abbiamo questo array, abbiamo detto. No, questo array. No, questo array. Clicca sull'armadio. L'armadio qua, queste due cose qua. Dobbiamo risolvere e aprire questo. Abbiamo a disposizione un array, cioè una matrice,
abbiamo tre numeri, 5,90, e abbiamo sta roba qua che però è inutile. No, cioè, forse sono, dobbiamo usare i numeri 1, 6, 3, 2, 4, 5, penso. Ma sono gli stessi che sono qua. Mm-hmm. I numeri ce li abbiamo. Cioè, questi qua sono qua dentro. Non c'è molto da farci. Dobbiamo trovare quale di questi sono da usare. Evidentemente. Quindi questo come indizio non mi sembra fortissimo. Questo qua... intanto aspetta Luigi, cerca l'occabuno, vai. Sta prendendo un po', Luigi, di la verità. Armadio conteneste il most secret documents. La chiave in the safe. Ma quei numeri, c'è la chiave, non può essere che riguarda la colonna. Cioè, in base alla posizione riguarda la riga, perché le righe sono 6 come i numeri che sono 6. Il numero di ogni pezzo riguarda la posizione della colonna. E così costituisci il codice da mettere nell'armadio. Allora, non so se mi sono spiegato. No, cioè non ho capito io. Okay. Allora, qua abbiamo, ne abbiamo 6, quindi 1, 6, 3... Abbiamo 6, se vedi la matrice sono 6 righe e lì sotto. Sì. 6 righe. Quindi per ogni riga è uno di 6. Non ho capito. Quindi lì c'è il primo numero da sinistra verso destra, è l'1 romano, no? E quindi tu prendi il primo numero della riga 1, che è il 2, e scrivi 2. Poi dice... no, però il 6 non mi convince, perché il 6 non lo puoi mettere, sono 5. Nella seconda riga sono 5 numeri, non lo puoi fare. Ah, tu vuoi prendere queste come colonne? Mm-hmm. No, non funziona. Perché sono 6 in totale i numeri in teoria. Ma il codice da 3, Però sono, se 3. Sono 6 numeri, potrebbero essere... coordinata riga colonna, sono 6 numeri, vuol dire che sono 3 coordinate, 3 numeri nella matrice. Se fosse il primo, è che questi non mi suonano riga... proprio bene, perché quelli non sono proprio venti in ordine. E questo cioè 1 6 3 4 2 5 è un po' tirato. Potrebbe essere provare, prima riga, potrebbe essere prima colonna, sesta riga, terza solo colonna, ti fa comodo il 6. Però fai 6 numeri, ma il codice non è di 3? E dai. No? Sì, però se sono 6 numeri vuol dire che sono coordinate, ipotizziamo che sono coordinate, ogni numero è... Ah, sì, ci sta. No? Per cui se il primo numero potrebbe essere prima colonna, sesta riga, che sarebbe in questo caso il numero... Vai in giù, scusa. Sarebbe il numero 5, sarebbe terza colonna, seconda riga 5, e forse quarta colonna, quinta riga 1, 5, 5, 1. Mi proviamo. Sono perso, ma te lo faccio. No. Posto. No, lo però so, io stavo vedendo qua, no? Sempre tornando all'indizio. La leggenda dice che il pattern rappresenta la chiave, che il pattern rappresentante la chiave è l'unico in triplicate on the cabinet doors. Unico in triplicate. È l'unico che c'è 3 volte, forse? In triplice copia. Sì, in 3 copie.
5-4-2 c'è sicuro. 5-4-2 a occhio l'ho visto. Tre coppie. Oh. Dai. Eccolo. Qual era il codice, quindi? 5-4-2 con un algoritmo visivo. Il codice proprio... livello codice non serve a programmare. No, infatti. Va bene. Eccoci. Oh. Ah, qui dobbiamo usare i poster, forse i poster dobbiamo usarli. Sì, ci sta che questi siano sei posti diversi. La donna è protetta da sei meccanismi che devono essere accesi con una lettera tra A e Z. La porta si aprirà solo se vabbè, la combinazione è corretta. Location cab 2, dobbiamo dargli una roba, una stringa di 6 lettere. Ok, va bene. Scriviamo. Non sono tipo le, cioè i numeri che c'erano nella cassaforte di là, tradotti in lettere. Sì, no, i simboli sono sempre quelli. I simboli sono sempre quelli. La combinazione delle lettere è una referenza alle persone che hanno partecipato alla costruzione del castello. Piacere. Secondo me sono quelli dei poster. Forse sono le iniziali. Le iniziali dei personaggi che ci sono scritti nei poster. Chi è questo? Ah, grande, questa è bellissima. Quello che ci parla da qua. Bellissimo. Allora, hai rotto. Cos'è questo? Ah, stiamo buggando il codice. Ignora e non cambiare questo codice. Va bene. Dunque, noi abbiamo ancora in sospeso questo, il 5,90, giusto? Però potremmo anche fregarcene di quel 5,90. Il problema adesso è questo, che noi qua abbiamo questo problema qua adesso, ovvero 2-1-1-6-5-4. Quindi abbiamo dei posti diversi, abbiamo tre, probabilmente abbiamo una data per ognuno di questi posti, giusto? Sì. Sono sei? Abbiamo dei numeri, abbiamo dei numeri e dei nomi. Le icone riproducono i poster, esatto, questi sono i poster. Mm-hmm. Quindi abbiamo delle... Quindi per ognuno nel documento di prima troviamo forse qualcosa? Mm-hmm. Allora, forse potrebbero essere che i numeri si riferiscano alle lettere nei nomi, per cui tipo 2 è la seconda lettera del nome del poster. Proviamo, anche questa mi piace. Allora... ci serve sapere un po' di cose, quindi allora si vede niente. Il primo è Nicolas, è la prima, il primo in basso a sinistra secondo voi? Sì, penso di forse sì. Il quinto quello nemmeno inizia a buggare. Forse l'ultimo. Sì, l'ultimo. Quello in alto o quello in basso a sinistra? Facciamoci un'idea di sta roba. Andiamo quelli facili. Allora, le ali e l'angelo, direi. Le ali e l'angelo. Il primo probabilmente quarto... è questo. No, quello secondo me è quello in alto. Esatto, sì, quello in alto. Sì, quello in alto. Poi ci sono le due arcate. E la D è quello in mezzo, in basso. Secondo me l'ultimo Nicolas è quello in basso a destra. Mm-hmm. E poi direi che il primo è quello a sinistra in basso. No, secondo me è il secondo. Secondo me è il secondo. Ci sono le due torri. Allora, aspettate. Due torrioni. E questo qua in basso a sinistra, secondo me. Due torrioni. Sì, quindi sì, il primo sì. È quello in seconda fila a destra,
direi, questo Honorius. Allora, prova a darmi le lettere. Allora, quindi del primo lettera... no, no. Sì, prova a darmi la seconda lettera. E poi se fosse, cioè, tecnicamente dovremmo contare da zero, ma non è mai. Potete anche contiamo da seconda lettera la O. Tra l'altro, la posizione in cui sono questi è un indizio. E che so. Che è la O. Da a la Z. No, ci sta. So. Vai. Poi, questo cos'era? Quello in basso a sinistra, giusto? Quello in basso a sinistra, Nicolas. Prima lettera. La prima N. No, allora, la N non è. Vabbè, proviamo. Vai, proviamo. A meno che non partano da zero gli indici, allora la I sarebbe, però, e prima sarebbe la N. La potrebbe. Meglio. Potrebbe essere NI. Vai. La terza è la A. Poi c'è la E. No, scusa, la 1 è la G, R, scusa. No, non ha senso sta cosa. No, perché questa è una A. Ma tra l'altro... Se questa cosa ha senso, questa è una A. Perché c'è scritto ZA? Questo dobbiamo considerare i numeri... No, perché lì si girano dalla A alla Z. Questo sto cercando di vedere questa roba qua. Proviamo seguendo questa logica, dai. Quindi abbiamo detto che partono da zero. Praticamente non ci sono gli indici, cioè, quindi tipo il primo è la I. Aspetta, la prima era la O? Vera. No, cos'è, aspetta, decidiamo come contiamo, da 0 o da 1? Contiamo da 1. Proviamo a contare da 1. Contiamo da 1. Allora abbiamo O, sì. N, ma non funziona lo stesso, sì. O, N, G, poi abbiamo la E, poi abbiamo la quinta lettera di questo qui del ponte, L, e per concludere con la quarta lettera di Paul, che è L. Non so se li mettono maiuscolo, però. The location does not exist. Scusa. La location non esiste. Ma io aspetto, a cosa sono... No, aspetta un attimo. Angel. È venuto fuori Angel. Se... Vabbè. No, vabbè, la mamma cos'era? Angelo. E cosa abbiamo sbagliato? Non lo so, però ho scritto Angelo giusto per e ha aperto tutto. Forse abbiamo sbagliato qualche... Beh, però Angel ce l'avamo vicini. Sì. Tra l'altro è impossibile perché nell'ultimo poster manco c'è la O e Paul Angel. Forse abbiamo invertito qualche poster, dai, sarà così, può darsi, sì. Perché ne abbiamo invertiti due, prima e l'ultimo, forse il primo era Paul e la seconda rete era la A, esatto. E la quarta era di Honorius, che la O è fatta, abbiamo invertito sì la prima e l'ultima. Oh, calmi raga, qua è pieno di roba. Quindi mamma, scusa, Angelo deriva da una gente, sì. esatto. Allora adesso abbiamo questa funzione, ci sono tanti lockers ma non li possiamo, abbiamo 15 secondi ragazzi, lock cap 3. Quindi andiamo di nuovo qua, lock cap 3. Cosa dice? Questi lockers contengono i più, sempre più importanti, i documenti più importanti del castello. C'è un meccanismo di sicurezza. Non puoi mai aprire solo un locker alla volta. I locker con la stessa somma dei numeri, nei loro numeri, di cifre e non numeri, devono essere aperti insieme. Ma che cazzo. Ok.
i lockers con la somma delle cifre del loro codice devono essere aperti insieme. Quindi noi cosa gli dobbiamo dire? Ok, quindi noi abbiamo questo. Quasi mi sa col 590, penso. Così, caso. In che senso? noi abbiamo questo, no? Abbiamo cosa sono questi? Questa è la lista di questi locker. Abbiamo questi lockers. Che sono 3, 6, 9, 10, 10 righe e 4 colonne. Più o meno, perché poi questa colonna insieme. Wow. Quindi noi dobbiamo praticamente fare dei mega cicli. Dobbiamo raggruppare e mettere insieme quelli che ha la cui somma delle cifre è uguale. Dobbiamo tornare a un array di array. Poi dice che qua dobbiamo dargli lockers e una lista dei locker, ok, che è minore di 40, perché sono 10 per 4, ok. Dobbiamo dargli un array, sì. Ok. Proviamo. Scusa, Seba, perché dicevi di usare il 590? Come? No, l'ho pensato perché dall'esempio diceva che era tre cifre, sembravano. No, chiaro. Per l'immagine. Pensavo ci fosse nel mezzo i 590 e quindi tu vedevi quali altri avevano come somma. La stessa somma 590, ma non c'è nella lista. Potrebbe centrare. Proviamo a vedere. Dovremmo riuscire ad avere un array fatto in questo modo. 590, allora, la somma è 14. La somma dei tre numeri, no? Però qua dice... Potresti vedere quali sono tutti quanti... Tutti quelli che hanno come somma 14. Forse. Ma dipende. Scusa, fammi solo rileggere questo. E là c'è scritto la console. Ah, sì, allora. Ok, vediamo quanti sono che hanno la stessa somma. Se ce n'è più di uno, prediamo quelli che hanno 14. Dite C770 per esempio. Lì stai facendo facciamo un po' di programmazione. Ma che cazzo, andiamo qua. Io ho scritto Angelo prima. Sapere se ce l'è qualcuno. Già uno ce n'è. Potremmo fare un oggetto così e fare un mapping che ha come chiave la somma e come valore. Chi è che sta scrivendo numeri a caso? Io. potremmo fare. Dai, facciamo una lezione insieme. Non lasciatemi solo. Sono le 11 di sera. Stavo provando a scrivere la soluzione. Lo so, questo te lo dico. Facciamo. Rich. Flow. E poi ci dà un array di array. Quindi ogni riga sono 4 eventi. Quindi facciamo a sua volta un for each. Altri sti for each. Poker. Quindi per ogni elemento vado a mettere in... Cosa è successo qua? Ti ho messo il locker map. Ti ringrazio. Che numeri sono? Io andrei a mettere sum, facciamo vedere, sum uguale locker break.
io mi sommo ogni la sua somma, dopodiché in mi metti in mapping di sum uguale dovrei controllare prima se esiste. Che cosa? La mia idea è qua è che ad ogni mappare alla somma un array. Ciao Luigi, è stato bello. Però attenta che sono string, per cui non ti fa la somma, ti fa la concatenazione. Metti un più davanti ai locker. Metti un più? Anche dagli altri? Quello ti fa la conversione a numero? Yes. Sì. Così avremo la somma, sì. No, dopodiché io voglio pushare in array. Non l'hai messo come oggetto mapping? Sì, ma io perché io voglio un oggetto qui ha come chiave. Ah, ok, sì. Allora lì ci pushi i numeri dentro, sì, sì. Ma prima devo farglielo. Come si fa così? Una cosa del genere, i mappi di sum. Che cosa? Per fare tipo così. No, puoi fare if mapping di sum, ci pushi dentro la roba, sennò crei l'array vuoto col valore. È il contrario. È tardi. Esiste, ci pushi dentro il numero, quindi locker. No, sì, locker. Sì? Altrimenti ci assegni un array con dentro locker. Dovrebbe. E alla fine stampiamocelo intanto. Quindi se non ho capito cosa dobbiamo ritornare, se dobbiamo tornare un array di array? Ok, quindi tipo tutti quelli che fanno comma 12 sono quelli lì. Ma dobbiamo aprirli tutti sti robi? Lui dice, però sono... meno di 40? Sì, diciamo che tutti quelli da soli dovremmo scartarli forse. Perché non possiamo aprirne uno singolo, dobbiamo aprire solo quelli che hanno la somma identica. Vogliamo provare a far così? A scartare tutti quelli che hanno lunghezza 1? Io farei così. Ok, facciamo. Però non ho capito che cosa dobbiamo ritornare. Un array con gli array... Un array di locker. Ah, ok. Allora, fatti un for in di questo oggetto. Che possa essere aperto. Fatti un for in di questo oggetto e quando il value è... Sì, ci cicliamo l'oggetto e ci prendiamo i valori solo quando la lunghezza è maggiore di 1 e li mettiamo dentro un array. Ah, un for in. For in. No, ho capito, for in. Il for in. È un piatto tipico. Allora ci cicliamo questo oggetto. Esatto, ci cicli il tuo, come l'hai chiamato? Map, no, come l'hai chiamato? Mapping. Ciclati il tuo mapping. Scrivilo tu. Come faccio? Non puoi? No, dove? Ah, Giuppi, qua. Posso scrivere? Ah, posso scrivere. Scrivo. Mapping in... in mapping. Ci prendiamo... Arrivo e prendo solo una caramella per la gola. Arrivo. Mapping di K. E ci facciamo che se il value.length value.length è maggiore di 1, dobbiamo farci un array vuoto però
Revolution. Andiamo a prendere Solution e ci pushiamo. Beh, io non ho un in più. Grazie. Ok, ci prendiamo il valore. Se la lunghezza è maggiore di 1, pushiamo dentro Solution e ritorniamo Solution. Yes. No. Aspetta, ok, mi sentite? Sì. Com'è? Proviamo a ritornare. Meglio? No, no, volevo provare perché qua abbiamo... Facciamoci il console log di Solution prima di ritornarlo. No, però value un array, eh? Vabbè, lo stai... Lo sto spradando. Aspetta che qua ho scritto male, esatto. Vabbè, sbagliata la risposta. ma noi gli dobbiamo passare tutti un'unica soluzione o li dobbiamo risolvere, cioè aprire... No, no, lui vuole un array. Ok. Il problema è che sbaglia, cioè... Noi gli stiamo mettendo l'array di tutti quelli che... Però, cioè, nel senso... Tra questo... Scrivi Angelo. Vediamo di nuovo il nostro mapping. Questo è il nostro mapping. Ci serve un indizio. Ma scusa, forse è così? Aspetta. Vai. No. Però stiamo... Abbiamo solo gli array con gli elementi che hanno la somma simile. Ma forse dobbiamo prendere solo quelli che hanno una somma che conosciamo, particolare? Sebastiano prima diceva la somma di 5 e 90, quindi 14. Però 14 a 7, 7, 0, l'ho provata e non va. No, però dobbiamo ritornare la list, l'elenco di tutti i locker che la cui somma fa 14. No, ho provato, ho messo questo. Lo fai così. Cosa vuol dire? Ma quello è solo uno, non puoi aprirne uno alla volta, sarà un array. C'è solo lui che ha la somma 14. Sì. Quindi questo non è. E quindi dai, indizio intanto. La location mostrata nel dipinto ti aiuterà a trovare il locker contenente questo. È più vecchio quello che ho detto. Il dipinto è quello del 3590, perché è l'unico indizio che non abbiamo usato ancora. Che ci facciamo questo 590? E se scrivi 590 e 770 insieme? Lui dice codice non serve un cazzo. Se è giusto, non lo vado. A meno che non siano i locker che hanno quella somma lì di quelli di quei numeri lì. Esatto. Questo non serve più a niente. Anche se li tolgono queste cose. Vabbè. Scusa. No, 14 l'hanno detto. Da zero perché... La lista è quasi giusta, però. Cosa dice? La lista è quasi giusta. Oh mamma. Perché c'è 770, sì. Cosa dice? Cos'è che diceva? Era quasi giusta? Ma anche la vuota.
c'è un baghino nel... non c'era 770? C'è anche la considerale il fatto, no. Però scusa, non ci sono che... i nomi nel... come si chiama? Ci sono anche i nomi nel... nei numeri, se aprite l'immagine. Possiamo fare di... ma questa è l'altra, questa qua apre l'immagine. Questa? Ci sono i nomi, questa che c'entrano anche i nomi con i dipinti, che con i nomi tipo Nicolas V coincida. È sopra Nicolas V. Qual esempio. È l'indizio? Noi abbiamo Gregorio, qual è l'indizio? Non dico, il fatto che ci siano anche i nomi, come questi, alcuni di questi nomi c'erano nei dipinti. No, appunto, il dipinto, quello dell'indizio, qual è? Era quello di Gregorio, sì, mi sembra. Gregorio primo. Quale? Primo. Primo. Proviamo con Angelo. A Gregorio primo non c'è, però ci sono due Gregorio. Gregorio terzo, Gregorio sesto. Che hanno come? Hanno due somme diverse, però. No. Allora, mentre voi ci ragionate, io vado avanti con l'indizio. Ma che la location indicata nei lockers ti aiuterà a capire quale locker aprire in ordine di aprire quello che ti interessa. Mazzo, bello. Questo è bellissimo. Che c'è indicata nei lockers. Comunque abbiamo capito che è solo uno il cassettino di aprire, per cui li proviamo tutti. La mappa mostra il numero di ogni locker. Quale mappa? È come se ci stesse dicendo scegliete quale volete aprire e aprite anche gli altri. Può essere? Che senso? Cioè con lo stesso numero di somma? Sì, con lo stesso numero di somma. Cioè, ci ha detto la mappa vi aiuterà a capire quale volete aprire. Però ovviamente per aprire quello dovete aprire tutti gli altri che hanno la stessa somma. Noi che cazzo stiamo cercando qua? Qual è il motivo per cui stiamo cercando? Cosa dobbiamo fare? Quale dobbiamo aprire? C'è il nome della malattia? Cos'è? Oppure Gregorio? Quale Gregorio? Qual è pieno di Gregori? Proviamo. Quindi 772 14 16 14 se la chiave è uguale a 16 facciamo return di value. No. Stavolta non ci ha detto che è quasi giusta. Proviamoli un po'. Proviamo a caso. Proviamo somme... 12. No, ho trovato 12. Oh, era 12. No, allora è Gregorio III. Abbiamo vinto. Ma va, fa invece. Fa pena per... Era Gregorio. Meno di giusto no. Gregorio, allora. Dipinto, quindi non è servito a niente? Cosa? Il dipinto non è servito a niente, non ho capito. Ah, come no, Gregorio. Ci diceva Gregorio e noi dovevamo... 5,90 non è servito a niente. È il 5,90. Okay. Esatto. Chissà, forse Angelo qua top 70% però cosa dire, abbiamo fatto meglio del 70% delle persone, esatto. o siamo nel 70% mi sa più forse perché abbiamo scritto un forin, forse perché va bene, dai, questo basta, prossima volta bisogna fare quello da 2 ore. Dai, è simpatico, pensavo peggio. Sì, approvato. La prossima volta, se è piaciuto, vi è piaciuto? Sì.
con le persone che ormai sono addormentate o sanno con noi che lo stiamo altrettanto lo stanno commentando da un po'. No, non è vero, dai, allora mettiamo noi, così vi metto di qua. Bello, bello, mi è piaciuto, dai. Sì, 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 devo dire, è carino. Sebastiano, quando mi aggiungete, l'ha scritto sul codice, sì. Stato epico. Non so dove scrivere. Gli highlights sono stati quello e Angelo. Beh, ma raga, io non volevo dirvelo, ma sono fortissimo questi giochi. mi ero allenato, anni che mi alleno per questa cosa. Ah, la prossima volta secondo me può essere carino. Vabbè, in realtà c'è Finding Sherlock. Ancora. È difficile. È difficile. Back to the 80. Questo mi sa che è più difficile. Medio hard, 2 ore. Ah, però, forse sì. Forse sì. Perché è alla codice... fine... Anche questo era codice hard. No, era codice easy. Questo era logico. Ci abbiamo messo un... No, però noi quanto ci abbiamo messo di tempo? Allora, quello di Castellano 47 minuti. Quanto? 47, come mi pare, qualcosa del genere. Perché poi abbiamo preso gli indizi. Quindi vuol dire che 2 ore diventano due ore, almeno 2 ore e mezza. Vabbè, almeno. almeno. In realtà ci sono altri giochi, posteremo anche... Come si guarda? Eccoli qua. Potremmo anche provare poi altri giochi. Le puzzole. Proviamone uno a caso. Ma che vicini. Cos'è? No. Distruggi la montagna. Vabbè, li teniamo per la prossima volta che ci arriviamo carichi. Che merda. Va bene, dai. Basta. Direi che ci siamo divertiti abbastanza. Niente, dai, la prossima volta li organizziamo volentieri, mi sono divertito un sacco in realtà, quindi benvenga. Che si sta spegnendo il codice con le mie letterine, guardate. colpo di scena, possiamo dire. No, prossima volta proviamo a fare quello di 2 ore, dai, facciamo direttamente a notte fonda. Siamo cioè, cominciare alle 11, sì, siamo diretti verso oppure prima mattinata ci svegliamo 5. Tra l'altro, adesso inizia l'Advent of Code. L'idea, avevo mezza idea di farlo tutti i giorni, sfumata, non lo farò mai, ve lo dico subito. Però in live potremmo fare quello dell'anno scorso prima che inizi il codice dell'avvento. Idee che butto lì. Ragazzi, è stato bello, per questa live scazzo abbiamo dato tutto. Settimana prossima martedì live a tema cyber security, argomento nuovo sul canale, sarà interessante, avremo a che fare con chi ci lavora davvero, quindi faremo un po' di domande così capire che cosa fanno veramente. E poi vorrei fare la live di presentazione dei nuovi corsi, nuova struttura dell'Academy, cose fighe. Ma vedremo settimana prossima. Poi avanti così verso l'infinito, verso Natale. Verso l'India. In cui queste live diventeranno impossibili perché saranno notturne. Tra l'altro vorrei capire quando fare le live... al mattino sei più qualcosa, più 7, 8, 9, 10, quanto sei? Finché sono in Vietnam e Thailandia, quindi fino ad aprile più o meno, no, fino a inizio aprile più 6, in Giappone mi sembra più 8 o più 9, quindi alle 9 sono le 3 di pomeriggio. No, esatto, 6. Mentre in Giappone più 10, hai detto, no? No, più 8 dovrebbe essere, più 8. Ricordo male. No, quindi il problema è le live delle 9 di sera di adesso dovrei farle alle 3 di notte, tipo in Vietnam, che
già così sono full, guardami, che devo fare. Ah no, in Giappone la 9, uno mentre mangia ti guarda. A pranzo? Sì, uno, se hai degli ospiti non mangiano. Esatto. Gli ospiti, dove, devo solo cercare più ospiti che sono in Asia. Esatto. No, in realtà sai cosa, che in Giappone avevo pensato, le 9 di sera di qua in Giappone sono le 5 del mattino. In realtà, tutto sommato, no, mi sveglio, sai, per me il mattino ancora può funzionare. Invece le 3 di notte, come la giri giri è sbagliata. Ma quindi, peccato, sì. Il canale morirà a fine anno. No, mi troverete... Andrà avanti così, nelle ore più folli della giornata, vi verrà Giuppi e live a giocare, a fare escape room da solo. Esatto. In giapponese. Cos'è che distruggere montagne. Esatto. Va bene, ragazzi, dai, comunque c'è tempo, poi vedremo, ma faremo cose. Grandi cose. Grazie, grazie Seba, Benny, Giallo, grazie della compagnia, del divertimento. Ciao, un piacere. Amici. Ciao a tutti, la compagnia a voi, ciao, ciao. Ciao Mattia, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao ciao, ciao.